l'arco dà numerosi vantaggi in termini costruttivi, nel senso che rispetto al sistema trilitico greco, nell'ambito dell'arco, noi possiamo con l'arco andare a costruire degli edifici che si estendono in altezza. Infatti possiamo avere anche più piani con l'arco, aspetto che invece assolutamente non troviamo nel Tempio greco, il quale prevede un solo piano. È impossibile col sistema trilitico andare a creare una costruzione su più piani nell'ambito dell'architettura greca. Pensiamo al Colosseo, ad opere di questo tipo, sono proprio create grazie all'elemento base dell'architettura romana che è quello dell'arco. Dall'arco derivano poi tutti gli altri elementi costitutivi dell'architettura romana. Abbiamo per esempio la volta. La volta è fondamentale perché? Perché mentre l'arco copre degli spazi comunque relativamente limitati, un arco può coprire lo spazio di una porta fondamentalmente. Invece la volta obbedisce al principio dell'arco ma copre spazi molto più ampi. In particolare la volta può coprire degli spazi a pianta rettangolare. Il tipo più semplice di volta si chiama volta a botte, la quale altro non è che tutto un insieme di archi l'uno accanto all'altro. Quindi immaginiamo di prolungare appunto un arco lungo le sue direttrici e otteniamo una volta fino a coprire appunto degli spazi quadrangolari. Immaginiamo una galleria, è coperta ed è voltata a botte generalmente. Esisterebbero altri tipi di volta, utilizzati soprattutto nell'ambito dell'architettura medievale, la volta a crociera, però per adesso citiamo soprattutto la volta a botte perché i romani usano principalmente quella. Dal principio dell'arco derivano anche delle coperture chiamate cupole. La cupola invece è una superficie sempre di copertura, sia la volta che la cupola sono proprio delle coperture di ambienti, e la cupola è una superficie di rotazione, cioè è generata da un arco di cerchio che ruota sul suo asse. La cupola è generalmente di forma semisferica, ma può avere anche una forma poligonale. Il punto della cupola qual è? Che mentre con la volta possiamo coprire tranquillamente spazi a pianta rettangolare, invece con la cupola dobbiamo coprire necessariamente spazi a pianta circolare, quadrata o aventi come pianta un poligono regolare all'interno del quale può essere iscritta una circonferenza per ovvi motivi, proprio per via della forma della cupola. La cupola più famosa sicuramente nell'ambito dell'architettura romana è quella del Pantheon. Quindi i romani con arco, volta e cupola vanno veramente a innovare in modo profondo l'architettura. Abbiamo detto, i romani vanno ad eccellere proprio nell'architettura e in particolare nell'architettura dell'utile, ossia nelle opere di pubblica utilità, quali ponti costruiti sempre secondo il principio dell'arco, acquedotti costruiti ancora una volta secondo il principio dell'arco, nei quali l'acqua scorreva nella parte alta, e anche fognature, opere di pubblica utilità nell'ambito dell'architettura romana. Anche le strade sono importantissime. Le strade romane, pensiamo alla Via Appia, Roma famosissima, sono costituite da più strati, uno strato inferiore di ciottoli, uno strato di sabbia e ghiaia e poi una parte lastricata sopra che vediamo. Inoltre avevano anche una forma convessa, la quale permetteva ai lati lo scolo delle acque in alcuni canali. Quindi comunque i romani pensano molto a queste opere di ingegneria e di pubblica utilità. Fondamentale anche l'urbanistica romana. Allora, urbanistica sia l'arte di costruire e progettare le città. Allora, lo schema viario di una città romana ha una forma ben riconoscibile. Laddove è possibile, infatti, esso si basa sull'archetipo del castrum, ossia dell'accampamento romano, legato quindi agli accampamenti militari. In particolare, la città romana si fonda su due vie principali, il Cardo e il Decumano, appunto. Il Cardo è orientato da nord a sud e invece il Decumano da est a ovest. Queste due strade, due assi viari principali, si intersecavano perpendicolarmente e al loro incrocio vi era la parte più importante della città romana, ossia il foro, la piazza. Tutte le altre strade andavano ad essere
parallele al cardo e all'ecumano maximi, cioè al cardo ed ecumano principali. Così si creava un appezzamento regolare, cioè fatto di schemi rettangolari. Questo tipo di ideazione urbanistica in realtà era già presente nell'ambito dell'urbanistica greca, in specifico Ippodamo da Mileto già aveva ipotizzato questi appezzamenti regolari e rettangolari nell'ambito della creazione di uno schema urbanistico. Ma mentre in Grecia questa struttura era dovuta alla ricerca costante nell'ambito dell'arte greca di armonia, proporzione e geometria, invece nell'architettura romana è dovuta proprio all'archetipo del castrum, alla tipologia e al modello del castrum. Allora, iniziamo proprio con l'architettura romana. Dividiamo architettura, pittura e scultura romana. Allora, iniziamo in particolare con la tipologia del Tempio romano. Il Tempio romano, nelle sue fasi iniziali, è influenzato dall'architettura sacra etrusca. Nella sua fase più matura, quindi nell'ultima fase repubblicana, secondo secolo dopo avanti Cristo più o meno, scusate, invece inizia ad essere influenzato dall'architettura greca. Successivamente, nella fase imperiale, il Tempio romano assume le forme mature basate sul principio dell'arco. Questo è molto importante perché ci indica un po' tutto il cammino dell'arte romana, no? Partendo dall'influenza etrusca, in una primissima fase, nella fase monarchica, fondamentalmente il popolo etrusco e quello romano erano fusi, non erano ancora distinguibili. Il popolo romano inizia a assumere la sua fisionomia più che altro nella fase repubblicana. E comunque nell'ambito dell'architettura templare, nella primissima fase repubblicana, 509 a.C., la tipologia del Tempio romano era influenzata chiaramente da quello etrusco. Come erano questi templi etruschi? Allora, innanzitutto un esempio di tempio romano di influenza influenzato dalla tipologia etrusca rappresentato dal Capitolio, il famosissimo tempio sul Capitolio, Campidoglio, dedicato alla triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. Questo tempio chiaramente non ci è sopraggiunto, ma ci è noto attraverso ricostruzioni grafiche. Come era fatto? Quindi il Capitolio era del tutto simile a un tempio etrusco. E quindi come è fatto un tempio etrusco? Un tempio etrusco, similmente a quello greco, ha una pianta generalmente rettangolare. Tuttavia, il tempio etrusco non ha una peristasi di colonne ai lati. È fondamentalmente simile a un tempio prostilo greco. Reca delle colonne nel pronao, come vedete, e però, mentre il tempio greco è circondato lungo tutto il suo perimetro dal crepidoma e tra scalini, invece il tempio etrusco, e quindi anche quello romano di influenza etrusca, sorge su un alto podio, su uno zoccolo, e ha una gradinata solo frontale. Questo nell'ambito del tempio etrusco ci stava a indicare la differenza tra la concezione del divino etrusca e la concezione del divino greca. Infatti, la concezione del divino etrusca prevedeva divinità lontane, anche spaventevoli, oltre tombali. Invece le divinità greche erano antropomorfe, simili agli uomini. Quindi maggior vicinanza tra uomo e Dio nell'ambito della costruzione, anche dell'edificio in sé del Tempio greco, più lontananza uomo e Dio nel Tempio etrusco. Ok, l'altro aspetto interessante è che il Tempio etrusco aveva più celle, quindi non era dedicato a una sola divinità come quello greco, bensì poteva avere tre celle, ognuna dedicata a una differente divinità e ognuna con una statua della divinità a cui era dedicata la cella. Non aveva peristasi, l'abbiamo detto. Allora, era usato molto poi anche l'ordine toscanico, molto importante perché l'ordine toscanico è di origine etrusca, ma verrà usato dai romani in luogo dell'ordine dorico greco. Infatti l'ordine toscanico è un po' una variazione del dorico, la variazione italica potremmo dire dell'ordine dorico. Allora, le colonne sono generalmente di legno e sono colorate, sono policrome. Non hanno scanalature, non hanno entasi. Questo ci dice molto riguardo anche alla civiltà etrusca, la quale non aveva quegli intenti di armonia, proporzione e geometria tipici dell'arte greca.
quindi senza enfasi. Poi le colonne dell'ordine toscanico non poggiavano direttamente sullo stilobate come quelle dell'ordine dorico, bensì poggiavano su una base fatta da un toro più un linto. Quindi vi era una base quadrangolare sormontata da un toro e poi partiva appunto la colonna. Il fusto era rastremato, come abbiamo detto prima, quindi si assottigliava verso l'alto, ma non aveva l'entasi. E il capitello era similissimo al dorico, però era molto più contenuto, cioè l'abaco non andava a sporgere dall'echino. E la parte della trabeazione, quindi fregio e architrave, è di legno. Il Capitolio era del tutto simile a questa tipologia di tempio. Inoltre, il tempio etrusco era creato con materiali deperibili, quindi colonne, lignee, eccetera, eccetera, e aveva delle decorazioni sempre scultoree, ancora una volta in terracotta, principalmente dipinta. Il Capitolium, in una fase successiva, fu, come vedete qui dalle ricostruzioni, fu ricostruito. E in questa fase successiva fu ricostruito in una maniera più simile ai templi di influenza greca, infatti aveva in una seconda fase una peristasi. Abbiamo detto, la tipologia del tempio romano percorre un attimo tutta la storia della civiltà romana, partendo quindi dal momento in cui la civiltà romana è influenzata dagli Etruschi, perché gli Etruschi avevano un'egemonia sulla penisola, a una fase in cui invece i romani acquisiscono sempre più, periodo repubblicano, la loro fisionomia di popolo e vanno anche a conquistare la Grecia. Quindi abbiamo detto secondo secolo avanti Cristo, conquista della Grecia, presa di Corinto, e i romani entrano in contatto con tutta una mole di opere d'arte greche fondamentali. E, in questo modo i romani vengono anche influenzati dall'arte greca. E adesso lo vediamo nei termini dell'architettura templare. Alcuni esempi, quindi, di templi risalenti al secondo secolo avanti Cristo hanno forme del tutto simili al tempio greco. Un esempio è il tempio di Vesta del secondo secolo avanti Cristo. Guardate, questo tempio, infatti, è un tempio che potremmo definire tranquillamente a tolos, ossia una tipologia di tempio a pianta circolare, avente cella cilindrica e circondato da una peristasi di colonne come il tempio perittero circolare. E vediamo qui che vediamo già subito da questo tempio come l'ordine in assoluto più usato dai romani sia l'ordine corinzio. Questo varrà anche per la fase imperiale. Quindi i romani generalmente tendono a utilizzare di più l'ordine corinzio. Vediamo quindi questa tipologia di tempio che solitamente il tempio a pianta circolare non era molto usato nell'ambito greco, anche se nasce lì. Invece i romani lo utilizzano di più. L'altro esempio di tempio di epoca repubblicana, influenzato fortemente dalla grecità, in questo caso abbiamo un ibrido tra l'influenza greca e l'influenza etrusca, è il tempio della fortuna virile, nel secondo secolo avanti Cristo. Questi templi si trovano a Roma. Allora, nel tempio della fortuna virile vediamo una pianta rettangolare. Avente però non più il crepidoma, come abbiamo detto prima, bensì un alto podio e una scalinata solo frontale. Ecco, questo elemento si rifà sicuramente alla tipologia del tempio etrusco. Poi, apparentemente il tempio potrebbe sembrarci un perittero, ma invece, guardando bene, nella parte frontale abbiamo delle colonne, ma nelle parti laterali abbiamo invece delle semicolonne, ossia delle colonne tagliate a metà in verticale, e poggiate alla parete, in questo caso della cella. Questo è molto importante perché i romani andranno a utilizzare tantissimo la tipologia della semicolonna, sempre, addirittura potranno anche addossarla a un pilastro. Quindi questo tempio qui non è un perittero, bensì si chiama pseudoperittero. Ecco la tipologia del tempio pseudoperittero, avente quindi non più le colonne, ma sulle pareti laterali abbiamo le semicolonne. L'ordine lo vediamo chiaramente ionico, e le colonne sono piuttosto slanciate, sono scanalate e è un tempio anche tetrastilo, poiché reca quattro colonne sulla parte frontale del tempio.
Vediamo che qui segue la tipologia ancora dell'architettura trilitica tipicamente greca, infatti queste colonne ioniche, piuttosto slanciate, reggono l'architrave, che appunto ci appare come tripartita, e sopra l'architrave vediamo anche il fregio continuo. Il fregio è caratterizzato da questo motivo decorativo, costituito da piccoli parallelepipedi accostati tra loro, che viene chiamato motivo a dentelli. Questo motivo a dentelli invece è un po' più tipico dell'arte romana. Nella parte alta, invece, a concludere, abbiamo il fregio sulle parti frontali del tempio. E quindi una tipologia che sicuramente ci ricorda il tempio greco, ibridato appunto con alcune soluzioni costruttive etrusche. Andremo invece alla lezione successiva a trattare più in specifico la tipologia dei templi in età imperiale, e in particolare vedremo come il tempio in età imperiale acquisirà quelle forme monumentali e sarà costituito da tipologie costruttive tipiche della romanità, ossia l'uso della cupola.